Di face to face, chiaramente il fiatone, perché è un po' che la provo, perché per non fare cazzate. Allora, mi sono deciso a far questa. Questo è un capolavoro di Castagnoli, un autentico capolavoro, fatta su un wall solo. C'è una intro, c'è una parte A, una parte B, due tag, e il finale ha una coda che cambia due sezioni, poi per il resto continua, come sempre. Allora, il ballo è complicato, non è certo per principianti, è avanzato questo. Però con molto, molto impegno, molta dedizione, si ottiene e si fa molto meglio di come l'ho fatto io, chiaramente. Vorrei fare il teach di questo perché sarebbe proprio bello che un po' tutti si riuscisse a ballare questo immenso capolavoro. È un ballo meraviglioso, la canzone è splendida, è elegante, è cowboy tutto insieme, è un gran ballo, è veramente un gran ballo. Il maestro Castagnoli, questo ballo è stato eccezionale, secondo me. Parto col teach, c'è una intro, una parte A, una parte B, due tag e una coda che cambia un pochino. Portate pazienza, guardo magari lo script ogni tanto perché magari non mi vengono bene in mente passi eccetera, però me lo sono guardato e dovrei essere in grado di darvi un'idea. Guardate Castagnoli, sia l'esecuzione, sia il suo teach, il suo script, tutto quanto. Vi anticipo un po' di cose che ho rilevato io quando l'ho studiato, così almeno posso dare una mano e anticipare magari delle difficoltà che possono arrivare. Lo script è perfetto, gli script di Castagnoli sono la fine del mondo. Mi pare che ci sia un errore soltanto dove dice quarto di giro invece mezzo giro, però non ne sono sicuro, non vorrei dire una bestiata, però mi pare che sia una cosa del genere. Però lo script è perfetto, lunghissimo ma perfetto. Allora, comincio con la intro. Quale intro? Comincia, me ne sto qua, così vedete bene i passi. La intro comincia con gambe un po' divaricate, abbiamo un swivel di punta destra sulla destra, swivel di tallone destro sulla destra, swivel di tallone sinistro sulla sinistra, uno swivel sulla sinistra, un recover. Il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui non mi dilungo perché è abbastanza regolare la cosa. Dopodiché c'è un step, pivot di nuovo. E si sta qui in questo modo. Quindi il conteggio... scusate, ho già detto una bestiata. C'è cos'è? Dopodiché c'è un toe switches col destro e col sinistro, quindi toe e il destro che ritorna di fianco a sinistro, toe, il touch di toe e il sinistro che va di fianco a destra. Dopodiché sì che c'è lo step di destro, pivot,
esterti destro di nuovo, pivoti, si rimane lì. Il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripeto tutta la intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scusate per la sono un po' stanco. È importante recuperare. Andiamo sulla parte A. La parte A presenta qualche insidia, la vediamo. Partiamo con una cosa abbastanza regolare che è un kick di destro, hook, kick, flick. Poi c'è un step, lock, step e hold. E qui niente di che, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sta già avendo un dubbio, questo è un hook o un hold? Scusate, non so, sono stanco. No, scusatemi, è un hold, non è un hook, avevo detto una bestiation. Allora, fatto bene. Allora, kick, hook, kick, flick, pick up, destro. Poi c'è uno step, lock, step, hold, ok? Quindi il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È un hold. Andiamo ai successivi perché questi non mi sembra nulla di che. Abbiamo uno step pivot e poi c'è un mezzo giro sulla destra dove si porta il sinistro indietro. Questo qui è un conteggio di 3-4, quindi se noi siamo sul, come eravamo prima, step, walk step con l'hold, siamo step di sinistra in avanti, mezzo giro. E poi c'è, sempre sulla destra, mezzo giro dove porto il sinistro dietro. Quindi sarà 1, 2, 3, 4. Il 4 è un hold. Per cui mi ritrovo il sinistro sul 3 e un hold, ok? Ripeto ancora, arriviamo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Questo è l'hold, ok? Dopodiché c'è un rock back classico con il kick. Rocket di destra con il kick di sinistro, un recover e uno stomp. Fatemi ricordare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, c'è uno stomp con un altro hold, ok? Mi mancava un count che era quello, che era l'hold finale. Ripeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ricordatevi bene, perché questo è una, vi anticipo un po' gli errori che faccio io, ricordatevi bene che questo è un rock back catalano col kick e recover, perché a volte magari questo qui si fanno dei gesti un po' strani, perché palla è veloce, essendo veloce magari certe figure si arraffazzonano, invece attenzione al rock back, stop e un volte, ok? Adesso c'è un normalissimo scisso destro, 1, 2, 3 con hold, 4 con scisso cross e uno scisso sinistro cross con un hold. Lo scisso, ricordo, è in diagonale, meno 45 gradi la destra che va indietro in diagonale, la sinistra si porta di fianco alla destra, si fa un cross della destra davanti alla sinistra e una pausa. Scisso di qua è la stessa cosa speculare, no? Questi qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via c'è un hold. Ok? Ripeto un po' tutto da capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso c'è un mezzo giro sulla sinistra facendo portando indietro il destro con un toe strut. Si prende il peso sul destro e si fa un mezzo giro di nuovo sulla destra, scusate, un mezzo giro di sinistra, no? Eravamo qua, con l'hold, quindi si fa un mezzo giro di sinistra, mezzo giro di nuovo di sinistra con un rock, recover, un rock in avanti di sinistra, recover di destro, metto un po' più indietro perché almeno vedete bene, un rock, recover, e poi c'è un rock back di nuovo catalano, di sinistro col kick della destra, recover, stomp, stomp forward, quindi stomp di fianco al destro, stomp forward,
sempre di sinistra in quel caso qui, ok? Ripeto gli ultimi count nel punto dove eravamo prima, che eravamo su un questo scisso, eravamo in questa posizione, andiamo con un toe strut, un rock recover, rock back, recover, stop. Il conteggio di sta roba è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Non è semplice, non è una sequenza semplice, per cui studiatela con calma e bene, tranquillo. Adesso che siamo su questa posizione, abbiamo un quartetto classico, cioè sono il fan heel, cioè sono i talloni che fanno un fan sulla sinistra, 1, 2, per due volte, 3, 4 e qui niente di che. Poi si porta il peso sul sinistro e si fa uno step forward di destro, un touch di sinistro dietro il destro, si porta indietro il sinistro e un touch del destro di fianco a sinistro in questo modo. Questa è una figura un po' inconsueta di sotto. Quindi si tratta di un 5, 6, 7, 8, perché eravamo su questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rifaccio solo gli ultimi due ottetti. Gli ultimi due ottetti eravamo, arrivo dal questo, mi faccio questa cosa, ok. C'era il rock back, stop, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ripeto tutto, dai, così almeno ce lo stampiamo nella testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, adesso che siamo su con questo, sul touch del destro di fianco a sinistra, abbiamo un monterei. C'è un point sulla destra col destro, ci si gira di mezzo, si porta il destro di fianco a sinistro, un point di sinistro e si chiude sul destro. Questo è il monterei, no? Poi c'è un hill switches partendo. Lo script dice lead right, cioè partendo col destro, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi un hill switches, cioè il si riporta il destro di fianco a sinistro, si fa un hill di sinistro e si riporta il sinistro di fianco a destro. Ripeto col conteggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo avanti. C'è un vine laterale in diagonale. 1, 2, 3, hook. Qui sì che c'è l'hook. Uno step, lock, step con un hold. Questi sono i successivi 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ci si ferma lì. A questo punto si fa un mezzo giro sulla destra facendo un rock recover e un rock back tutto di destro, ok? Quindi è 1, 2, 3, 4 e c'è un hold come 4. Dopodiché c'è di nuovo un rock back e qui mi raccomando fate il rock back sempre catalano, quindi il rock back di sinistro col kick di destro, recover di destro, uno stomp e stomp forward di sinistro e la parte A è finita. E vediamo questo punto, eravamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rifaccio tutta la parte A. Scusami, ma la mettete in testa. Kick, hook, kick, flick, step, lock, step, hold, step, pivot, step, hold, rock, back, recover, recover, stop, hold. Scisso di destra con cross, pausa, scisso a sinistra con cross, pausa, toe strut mezzo giro, un rock, recover, rock, back, stop, stop, forward, fan heel per due volte, step, touch, monterei, heel switches, vine laterale con hook,
step, lock, step con pausa, mezzo giro, rock, recover, step, back, hold, rock, back, stop, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fatevi, la parte B, se arriva da là che è uno stop, stop, si saltella sul sinistro e si fanno due kick di destra, non un pelino in avanti, 1, 2, cross destro davanti al sinistro, uno step back di sinistro, un rock back, tra sempre con un rock, il destro che va indietro e il sinistro che chicca, recover, e un touch touch destro dietro a sinistro, ripeto, kick, kick, cross, step, rock, recover, stop, stop, scusate, touch touch, il conteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopo questi touch touch abbiamo un point laterale, un point laterale che è un count. Il count successivo è mezzo giro, si sta un po' in sospeso con questa gamba della sinistra, per fare poi, questo sul 2, sul 3 fare un quarto di giro, un toe, sinistro dietro, e un quarto di giro di nuovo dove faccio lo strato, cioè appoggio il tallone del destro, e questo qui è il 4. Dopodiché porto il destro sulla destra con un touch, ma sarebbe un po' strato anche questo perché sul 6 faccio uno strato, appunto appoggio il tallone e poi qua sono già in posizione di point, è un, si enfatizza il point e si fa un hook. Questo qui è più difficile dirlo che farlo, farlo viene naturalissimo. Sia qua, quindi come dicevamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto regolare, è molto più difficile dirlo che farlo. Ripeto ancora, 1, 2, 3, scusate, è già fatto questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo avanti, qui c'è il sedicesimo avanti sinistra. 1, 2, 3, stomp up. Step laterale di destro, stomp up di sinistra di fianco al destro. Step di sinistra sulla sinistra, scuff di destro. Il conteggio eravamo sul 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, che è 8. E adesso arriva una parte un po' particolare, niente di che, ma particolare. C'è un cross, un vodevil questo, un vodevil non si parte con questo, ma un vodevil si parte col cross. Quindi cross, step back laterale in diagonale di sinistro, il e un riportare lo step di fianco al sinistro, dopodiché c'è sempre in diagonale per il sinistro un touch, uno scuff di fianco al destro, un cross del sinistro davanti al destro e un touch del destro. Questo è un po' articolato, ve lo dovete schiaffare bene la mano nella testa. Eravamo sullo scuff, che arrivavamo dal doppio step, stomp up, step, scuff, scuff è cross, step, laterale, heel, si ritorna, touch, scuff, cross, touch, il conteggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niente di difficilissimo, però bisogna ficcarsi sulla testa, perché non è come dire un vine, terzo pass, terzo pass. Questo dice in 200.000 palle. Questo qui è abbastanza particolare, certo, questo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tra l'altro bellissimo, bellissimo, una delle figure più belle del ballo, secondo me. Ripetiamo da capo, c'è uno kick, kick, cross, back, rock, recover, touch, touch. Qui c'è un touch, touch, si gira, to, stra, touch, hook, vine, stop, step, stop, up, step, scuff, cross, step, heel, step, touch, scuff, step, cross, touch, conteggio,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, adesso siamo sull'otto con questo touch di sinistro, di destro, dietro a sinistro. Bisogna fare un rock back, quindi di destro con il kick di sinistro solito, e un cross di sinistro davanti al destro, e si rifà anche nel successivo 3-4. Quindi se la mano così dice 1, 2, 3, 4, si ripete due volte sostanzialmente. Quindi la mano qua, 1, 2, 3, 4, poi si fa di nuovo un rock di destro, ma poi si fa subito un rock back di sinistro col kick di destro, in questo modo si ritorna e si fa uno scappa. Questo è, anche questo, complicato magari da dire, ma dopo viene molto naturale. In sostanza, eravamo così, diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è molto spontaneo come gesto. Vabbè, provo, c'è anche, forse, in diversi modi. Ripetiamo dal vaudevin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo avanti, vine sulla sinistra che finisce con un quarter turn e uno scuff. Dopodiché c'è uno step recover e uno step back hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facciamo dal 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, quindi 4 uno scaffo, 5, 6, 7, 8. Siamo alla fine, eh? Resistete. Adesso siamo in questa posizione con il destro dietro al sinistro. Attenzione, bisogna fare una cosa un po' strana. Un tono, che siamo qua, strat girandoci di mezzo, ok? Dopodiché si fa un toe strut laterale, che sono 3-4. Il 5 è il sinistro cross destro, incrocio al destro. E il 6 ci si porta di nuovo a mezzogiorno, portando la destra dietro. Ok? Siamo in questa posizione qua sul 6. Ok? Siamo sul 6. Fatemi ricordare. Giusto? 6. Il 7 è ancora dove siamo. L'il e l'otto è lo strat, il strat, cioè si mette il tallone e lo si appoggia. Attenzione, eravamo qua, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attenzione, perché questo è un passaggio dove vedo che la gente fa una cosa un po' strana, compreso me tante volte all'inizio, perché è così, perché è il ballo difficile. 1, 2, 3, 4, no, scusate, 5, 6, 7, 8, adesso c'è toe strut, cross, ci si gira di un quarto, si arriva così, siccome questo è giù si fa l'il e poi lo strut, ok? Ripeto ancora, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ultimi count. Ma mi si vede giusto qui? Non va troppo sotto. Ultimi count. Siamo sull'hip strut che è l'8. Si fa un kick strong forward di destro. Un fan heel soltanto questo qui di destro. Poi si fa un kick cross jumpato. E un rock back di destro col kick di sinistro. Stop. Questo è uno stomp proprio, attenzione, questo è uno stomp proprio. Quindi kick, stomp, swivel, kick, cross saltato, rock back col kick di sinistro e stomp. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qui è finita la parte B. Quando si è la prima volta sulla parte B, dopo questa roba qui che si fa lo stomp, c'è la tag 1, quindi ne approfitto per dirvi la tag 1 subito. Se in questa posizione si fa un quarto di giro, step destro sulla destra con uno
stop up, quarto di giro si va avanti con la sinistra con uno scaffo di destra di fianco al sinistro, quarto di giro destro sulla destra con uno stop up di sinistro, quarto di giro di sinistro con uno stop di destra di fianco al sinistro. Dopodiché ci sono quattro count, la musica è un po' fetente qua, ci sono altri quattro count, allora chiaramente Adriano si inventa di fare uno sweep a destra, sweep a sinistra e poi si riparte con la parte A. Quindi sarà una roba così, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si riparte con la parte A. Questo è il primo, è la prima tag, attenzione, quindi eravamo, ripetiamo un po' il punto da dove arrivavamo sulla tag, era 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, e si riparte con la parte A. La seconda volta, quando c'è la parte B, la tag non è più la prima, ma è la seconda tag. Fra l'altro, io non mi ricordo com'è, ve lo dico da qua, la successione è A, B, tag 1, poi c'è ancora A, B, tag 2, quindi sembrerebbe abbastanza regolare fino a qua, ma dopo cambia. Quindi A, B, tag 1, A, B, tag 2, ma dopo la tag 2 c'è di nuovo cosa? Non la A, come prima, come ci si potrebbe aspettare, ma di nuovo la B. Quindi si fa la B una volta, due volte la A, una volta la B e poi si fa la chiusura finale della B modificata. Quindi dopo la tag 2 abbiamo B A A B B modificata. Non è banale la sequenza, però quando il ballo ce l'avete nella zucca è una cazzata a ricordare, perché la musica richiama perfettamente le parti A, B, tag eccetera. Rivediamo adesso vediamo la seconda tag, che è la tag 2, quando si arriva ancora qua dallo stomp, che si era fatto kick, stomp, swivel, e poi c'era un kick, cross jumpato, rock, stomp. La seconda tag sono solo quattro count, 1, 2, 3, 4, cioè sono uno step di destro, forward, pivot, step di destro, forward, pivot, una cazzata. Quindi eravamo in questo modo, noi cosa facciamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Perché? Perché come vi ho detto prima, dopo la tag 2, devo confermare anche la partitura, non mi ricordo che era la partitura, lo stesso, dopo la tag 2 è un B, è un B, è una B, è una B. Per cui noi arriviamo a fare questa cosa qua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E andiamo. Oh, ultima chicca, che mi dovete ascoltare ancora, mi dovete sopportare di nuovo, per l'ultima volta, è la B modificata. Attenzione, la B modificata parte quando si fa la B, come i primi 16 sono quasi uguali, ovvero kick, kick, cross, back, rock, back, touch, touch, con questo, mezzo giro, toe strut, strut. Vi ricordate che prima era un toe, hook? Nella parte B modificata del finale, qui non c'è un toe, hook, ma un toe, strut, che è abbastanza semplice, perché noi partiamo con partiamo con un touch, quindi un toe strut, poi facciamo toe strut, toe strut, toe strut, e nuovo, nulla di che, no? Dovete ricordarvi che comunque, guarda, nella parte B normale è un toe hook, e poi si fa il line. Vi devo dire anche quest'altra cosa, la B è uguale, quasi uguale, non cambia solo per questo toe strut, ma cambia per il fatto che la successiva sezione 3 e successione 4 viene sostituita da un'altra figura, perché la musica in quel punto ha 12 battiti, mentre invece quelle regolari ne sarebbero 16, no? Allora ha cambiato per fare un finale, ma per seguire anche la musica, perché ci sono 4 battute anziché 8 nella seconda, no? Per cui io ho un toe strut e poi cosa faccio? Comincio con un mezzo giro toe strut destro sulla destra, mezzo giro toe strut sinistro sulla sinistra, attenzione qua, perché questo qui era 1, 2, 3, 4, adesso bisogna fare un kick di destro, un quarto di giro cross di destro,
un quarto di giro kick di destro, un quarto di giro kick di sinistro, e attenzione qua, dopo questo si fa un cross facendo un quarto di giro, ci si trova qua, si fa un cross facendo un quarto di giro. A questo punto, dopo questo cross, si fa un rock, sempre quel kick forward di sinistro, recover, stomp. Attenzione, questo qui è 1, 2, 3, 4. Quindi eravamo qua 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Attenzione, 4, perché? Perché dopo questo 4 si rientra sulla sezione normalissima 5, la sezione 5 che era dopo questo stomp era il rock, cross, rock, cross, rock, rock, recover, scuff, bind, scuff, mambo step, e poi c'è questo, questo, tutto uguale, è tutto uguale. La parte finale cambia soltanto perché nel finale del secondo ottetto noi anziché fare non facciamo un strat, poi facciamo mezzo giro, kick, cross, kick, kick, cross, rock, back, stomp, e poi si rientra sulla 5, 6, 7, 8, normale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, attenzione, qua al finale, 7, 8, e fa questa cosa che è classica, tipica di Castagnoli, lo fa in Evernote, lo fa in un sacco di balli, lo fa anche in Jordan Sun. Quindi quando sei qua su questo, si fa il lead strat, poi si fa questo, si ascolta la musica, si fa adesso non fatemi dire il campo è cieco, sentite la musica, appunto e basta, devo stare lì a contare quello. Però siamo sugli strati 7-8 e palm, e finisce il ballo. Io vi ringrazio dell'attenzione. Vabbè, è giusto che io rifaccia tutta la parte lì, quella normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, riparte la parte A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, non c'è più voce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, questa è la parte B. La target della parte B, che poi dopo riparte la parte B, è 1, 2, 3, 4, e riparte. Poi il finale è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, scusate, scappa. Sono stanco, allora questa qui è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, scaffo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e poi c'è la zona A, e finale. Ragazzi, vi ringrazio, è stata una grande fatica. Ma il ballo è bellissimo, non è bello, è bellissimo. Mi raccomando, fatelo perché Castagnoli ha fatto un'autentica opera d'arte con questo ballo. Grazie. Stay Catalan, everybody.